A matematica e nelle materie scientifiche, come andavo? Qual è la mia esperienza? Bene, oggi rispondo a tale quesito perché il mitico Unda Game, che mi ha donato qualche soldo di recente, mi ha chiesto espressamente di realizzare questo video per lui, ma anche per tutti voi. Ebbene, innanzitutto buongiorno a tutti da Leandro, conoscitore italiano. Allora, il sole oggi è splendente, è meraviglioso ed io qui vi racconto l'esperienza avuta con la matematica, come andavo e le materie scientifiche. Prima di venire al dunque, vi invito caldamente a prendere i popcorn, le patatine, perché riderete a crepapelle. Siete pronti? Bene, allacciate le cinture e partiamo. Allora, udite, udite, io in matematica alle scuole sia elementari che medie che superiori non ci capivo niente. Io a matematica sono sempre stato, ripeto, sono sempre stato un somaro. Non sono mai andato bene. Non ho mai avuto la sufficienza in matematica. E pensate che quello che facevo, caro Unda Game, caro Vincenzo, era quello di consegnare il compito da subito alla professoressa e alla maestra perché non ero in grado di farlo. Quando c'era un compito in classe, io infatti, pensa caro Unda Game, che io lasciavo il compito in bianco, non sapevo fare niente, ok? Ora, voi pensate, o meglio pensa, caro Unda, caro Vincenzo, amico mio, che alle elementari io non sapevo neanche leggere i numeri, cioè i numeri a una cifra sì, a due cifre sì, i numeri a tre cifre no, tre, quattro cifre non ero capace di leggerli. Io avevo delle difficoltà serie. Poi, dopo 2 o 3 anni, ho scoperto come si leggevano i numeri a due e tre cifre, ma non ero capace a leggerli. Mentre i miei amichetti, si fa per dire, mentre i miei compagni e compagni di classe alle elementari erano già capaci di leggere i numeri a due o tre cifre, io pur applicandomi non ero capace a leggerli. Va bene? Infatti questa cosa era per me una grande discriminante. Tutti i bambini in genere sono capaci, no? Io ci ho messo più degli altri, proprio perché io con la matematica ho sempre avuto un rapporto odioso. Odio. Odio, odio, odio. Io alle superiori a matematica avevo 2. 2, 2. Sapete che significa 2, caro Unda Game? 2 avevo come voto, ok? E pensa, caro Vincenzo Unda Game, che alle medie avevo l'insufficienza, avevo insufficiente. Non ho mai avuto la sufficienza a matematica. Alle scuole superiori ho sempre avuto il debito. Lo superavo perché comunque a volte mi aiutavano i miei compagni di classe. Qualcuno mi aiutava, per fortuna, ok? E tra l'altro andavo anche a fare ripetizioni di matematica, ma la matematica non mi entrava. In testa non mi è mai entrata, non so per quale caspita di motivo. È come il gioco Lupus. Il gioco Lupus del Cerbero Podcast, caro Unda Game, non mi entra in testa. Stessa cosa per quanto riguarda la matematica. Io non sono mai riuscito a capirla, a comprenderla. Anche i problemi delle elementari che mi venivano sottoposti, io non riuscivo a risolverli. Avevo delle difficoltà palesi, ingenti, gigantesche, insormontabili, cioè che non erano capaci da me di essere sormontate. Pensate che roba, va bene? Ecco, quindi pensa che roba, ok? E sottolineo alle elementari, sempre insufficiente, medie pure, sempre insufficiente. Superiori 6 pure, ho sempre preso il debito, 2. Per quanto riguarda invece le materie scientifiche già andava meglio, infatti scienze ho sempre amata. Io ti ricordo, caro Unda Game e cari utenti di YouTube, che mi iscrissi all'Istituto Tecnico Agrario ubicato a Roma, zona Ardeatina, si chiama Istituto Agrario Giuseppe Garibaldi, che si trovava all'Ardeatina di Roma, credo ora che sia verso Eurtorrino, e però feci nulla osta. Perché? Perché mi piacevano le discipline, però poi mi hanno detto i miei parenti più stretti che andare a fare
Il suo tecnico agrario significava andare a mungere le vacche, cioè andare a mungere le mucche, cioè toccare il sine delle mucche e far uscire il latte, una cosa che a me francamente dava fastidio. Però io, per esempio, a scienze e geografia andavo molto molto bene, avevo il 7 pieno, avevo addirittura 8, alle elementari avevo buono, alle medie avevo buono, alle superiori 7 e a volte anche 8. In qualche compito in classe, però avevo 7 di base, 7, a volte anche 6, però ero pienamente soddisfatto dei voti che raggiungevo. Insomma, quindi diciamo che in matematica niente, zero carbonella, non mi entra in testa, non so nemmeno io perché, ragazzi, io pur impegnandomi, pur studiando matematica, non l'ho mai capita e mai la capirò. Equazioni, disequazioni, parabole, ellissi, niente, per me è tutto arabo. Mi posso anche impegnare, niente, non ci capisco nulla, non ci ho mai capito niente, ragazzi. Infatti vi racconto anche questa aneddoto, caro Lunda Game, che la mia professoressa di matematica delle superiori sapeva che non ci avevo niente e infatti a me non mi chiamava mai alla lavagna. Venivano sempre chiamate le mie compagne di classe e i miei compagni di classe. Questo accadeva alle scuole superiori, alle medie anche. Qualche volta non mi chiamavano mai perché sapevano che andavo male, quindi pensa che roba. Perché la professoressa aveva gettato la spugna, ha detto questo è proprio un somaro parentato. Le matematica non ci capisce un H, pensa che roba, va bene? Ecco, io chiudo il video dicendovi quindi, questa è la realtà, non mi vergogno, perché mi devo vergognare di andare a matematica e di non capirci un H? Sono contento di chi sono, purtroppo, ripeto, a matematica non ci capisco niente, non ci ho mai capito niente e non ci capirò mai niente, caro Lunda Game, però è il bello del mio comportamento. È come il gioco, ripeto, Lupus di Cerbero Podcast, stessa cosa, non mi entra in testa, non mi entra, punto. Posso pure studiarlo, non ci capisco niente, ok? Matematica idem, matematica peggio di lupus. Lupus già un pochino, qualcosina mi ricordo, ma matematica, ragazzi, pur studiando, applicando, niente. Ho sempre odiato la matematica, zero carbonella, punto. Iscrivetevi, commentate, grazie a Lunda Game Vincenzo per la donazione. Ti abbraccio forte, Vincenzo, a te e al grande Eros Aertexta di YouTube Italia. Ciao.